campo nel quale abbiamo moltissimo lavoro da svolgere, parlando di patologie degenerative e la ricostruzione delle articolazioni danneggiate da queste malattie. La più conosciuta e frequente è sicuramente l'artrosi della base del pollice, chiamata, un termine un po' più tecnico, rizoartrosi, che affligge una grande quantità di persone, nell'età media tra i 50 e i 65 anni. È una patologia invalidante, dolorosa, che molto spesso non è sensibile ai trattamenti conservativi che pure mettiamo in atto nelle fasi iniziali, ma nelle fasi più avanzate richiede trattamenti chirurgici. Ci sono diverse possibilità tecniche per affrontare i problemi che dipendono essenzialmente dai bisogni del paziente. Il chirurgo deve in questo caso capire quali sono le attività, le necessità di questi pazienti e offrire la soluzione chirurgica più consona alle sue necessità. Ed è tutto evidente che un pianista ha delle necessità del tutto differenti da un operaio. Tutte e due persone con identica nobiltà dal punto di vista del proprio lavoro, ma con richieste funzionali completamente diverse. Ed è tutto sbagliato e tipico di una poca competenza in materia offrire a tutti la stessa soluzione. Noi cerchiamo sempre, al contrario, di dare la soluzione migliore in quel paziente per quel caso, quindi con una finezza di indicazione assolutamente precisa, che diciamo, è la base sicuramente di un futuro possibile successo. Altre patologie frequenti che dobbiamo incontrare sono le patologie artritiche, quindi ricostruzioni protesiche di articolazioni più importanti come il polso, le articolazioni delle dita, che richiedono anche qui la chirurgia estremamente sofisticata, estremamente più complessa di quella che normalmente si esegue sotto eventi per l'anca e il ginocchio e che richiedono anche qua una scuola, una competenza decisamente di altissimo livello.